Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Rubrica settimanale con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Questa sua intenzione. Evviva Radio Arcalena, che entra in funzione dopo cena. Il babbo che si sente letto te. Che bella musica anche stasera con l'orchestra Ferruzzi, si balla e via. Bene, abbiamo già ballato abbastanza. Signore e signori, buonasera e benvenuti ai Radio Racconti Brevi. E salutiamo Maria Teresa. Buonasera a tutti. Saluterei anche Federica che è già in linea. Ciao Fede. Bene, adesso diciamo qual è il radio racconto di questa sera. Si intitola Parlare alla radio.
è chiaro, se uno alla radio non parla, che fa? Fischia, quindi. È una cosa interessante, sicuramente da approfondire, perché l'autore di questa, di questo radio racconto probabilmente ha, ha le sue buone ragioni, ragioni per aver messo questo titolo, e lo scopriremo. Però, come di consueto, ci vuole l'ospite adatto, ci vuole quindi l'ospite che riesca con la sua preparazione, con la sua anche esperienza nel mondo del jet set, del business, del teatro, del, della radio, della televisione, dare, diciamo, il giusto impulso a questa trasmissione. Giusto, Maria Teresa? Giustissimo. Ecco. Non so dove vuole arrivare, ma è giustissimo. Adesso vi facciamo sentire chi è il nostro ospite. Attenzione! She was walking in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became Nanny. Signore e signori, Umberto Maxwell, alunni Sheffield. Buonasera, buonasera a tutti. Tutti si aspettavano la data, sono rimasti male perché non so beccati a te. Mamma mia, mamma mia. Io... Buonasera Maria Teresa, innanzitutto. Buonasera, ciao, buonasera Federica e a tutti i nostri radioascoltatori. Io ti devo dire la verità. Quando parti ascolto con attenzione, riuscissi a capire mai dove la tua così fulgido acume, no? Ci certo. Porta e ci trasporta, sei peggio di Star Trek, cioè, là certo. Dove no, nessuno è mai certo. Ma scusa certo. Poi dopo ci sarà anche cioè io invito i nostri l'approfondimento quello tocca quello a te sempre, fallo quello serve a te, però cioè lo devi fare te. Io quello che diciamo vorrei far presente ai nostri radioascoltatori che praticamente se tu non hai capito stasera, non capivi come riuscì, cioè dove volevo andare a parare, figuriamoci quello che accadrà mercoledì. Perché proprio mercoledì già ce l'ho in testa e non diciamo io passerò un martedì franco all'insegna diciamo della vigilia e quindi insomma Federica scrive lasciate ogni speranza voi che entrate, in effetti ha ragione è in tema per il settecentesimo, quindi sì, ci siamo. Allora, cominciamo a parlare di cose serie. Dica Fera. Cominciamo a parlare di cose serie. Attenzione, ti stacco un attimo il microfono, sennò non senti la, come dice, la solennità del momento. Aspetta, Mi sei incantato? Come dice Maria Teresa, si è incantato, invece ha finito. Notizia triste. Non è arrivato Topolino. Beh, non avrei messo il tamburo allora. Sì, perché era un momento topico, quindi il rullo di tamburi non è arrivato Topolino. Tamburo anche quando sta la ghigliottina, quindi... Lei che fa il tamburo per la festa, insomma, no? Ci sta però ho da dire ai nostri ascoltatori una grande notizia. Una grande notizia. E penso che Federica mi comprenderà. Federica già si dispera per la mia disperazione. Però Federica, guarda, abbiamo una bellissima notizia che dai nostri microfoni, come dopo è il caso dare. La famiglia dei miei Topolino è aumentata. Ho un Topolino nuovo di zecca, salvadanaio, bellissimo, che qualcuno mi donò. E quindi, e che adesso campeggia in mezzo ai miei trofei. E non ve lo immaginereste mai chi me l'ha regalato. Potremmo aprire un Federica, prova un po' a indovinare, scrivi un po' Federica chi potrebbe essere stato, non te lo immagineresti mai,
uno dei regali più graditi degli ultimi tempi. Devo dire che è stata una gran cosa. E quindi vedete che la mia campagna funziona? Ecco, va bene, ve lo dico. Tu sei un uomo di campagna, cioè certo. Sei proprio adatto per la campagna. Cioè, me l'ha regalato il socio, me l'ha regalato. Non ci credereste mai, me l'ha regalato il socio. E io ho un topolino nuovo, vero Maria Teresa? Ecco, che questo, lei... questo per mettere le risorse, diciamo, di... che guadagneremo, diciamo, con Radio Media, con la Media Radio, no? Cioè, devono essere tutte carte da 100, però, perché se no oppure più che un topolino devo regalare una pantecana, perché... un cinghiale, no? Una fessurina giù, trec, giù i soldi. Un po' che è buono spezzatino il cinghiale, no? No, non parlate cose così, sai, insomma, è una cosa che mi fa male, insomma, no. Anche perché ho appena cenato, quindi mi fa male perché non posso mangiare. Infoca, come si dice da noi. Infoca, la Madonna, sei fuori. Allora, andiamo dopo le cose serie, parliamo dopo. Vabbè, diciamo che la vita è fatta di cose serie e anche di altre cose, di altre cose, d'altra parte, certo. Sai, che devi certo. Fare, è così. Bene, allora, parlare alla radio, 8 dicembre del 2019, da quello che leggo qua. Come mai? Beh, sai, parlare alla radio sembra una cosa buffa, dice, apri il microfono come facciamo noi, e no, diciamo, con la nostra, così, sagacia, coraggio, noncuranza, non lo so, insomma, con qualche qualità parli alla radio, no? E quindi questo va bene. Però cosa un po' più difficile quando l'arte radiofonica è iniziata, perché quando, insomma, dagli anni 20 in avanti, quando si è iniziato, c'era qualcuno che doveva parlare. No? Perché veramente prima c'erano le canzoni, poi c'erano canzoni, musica classica, musica lirica, le previsioni del tempo, certo, insomma, per le previsioni del tempo non è che ci voleva Nando Gazzolo, insomma, no? Oppure Arnoldo Foà, oppure Gassman, no? Ecco. Ecco. Però diciamo, siccome, come dico spesso, senza timore di ripetermi, quando stai alla radio consegni all'unico, insomma, all'udito, anche la responsabilità di tutti gli altri sensi, è chiaro che la parola assume un significato importante, come avrebbe detto Moretti, no? Le parole sono importanti, ma non solo le parole, anche la modalità con cui queste parole vengono espresse. Ecco. E quindi questo, diciamo, pone una problematica importantissima sul parlare al microfono, che viene appena dopo il fatto che la radio è stata in qualche modo considerata un'arte. La radio non è più un mero strumento, ma è un'arte, un'espressione artistica, un viatico, un volano attraverso il quale lo scilinguagnolo, insomma, no, passa, e quindi la responsabilità del parlare è una responsabilità fortissima che è stata oggetto di particolare attenzione da parte di molte persone, quindi, insomma, cittadini, studiosi, filosofi, psicologi, insomma, tutta questa insieme di persone che dalla propria latitudine visiva hanno dato un parere su quello che poteva essere l'arte di parlare al microfono. Ma adesso ormai sono circa 4 mesi, quasi 5, che tu parli in radio, no? Insieme a me, insieme a Maria Teresa, insieme agli altri collaboratori di Ameria Radio, no? Non lo so, hai trovato difficoltà? Ti sei ambientato subito? Io ho trovato difficoltà ad ascoltare più che a parlare. Lo sapevo io. No, noi ovviamente questa impostazione la facciamo con grande serenità, con grande, insomma, spirito di vicinanza, di complicità. C'è comunque una responsabilità importante, perché, insomma, stai parlando
a degli ascoltatori che magari si aspettano da te delle informazioni per quello che può essere l'indicazione del palinsesto. Non si può essere mai soddisfatti, perché essere, ritenersi soddisfatti in qualche modo decreta un po' de profundis alla voglia di esprimersi, di andare, no? di andare avanti. Quindi, insomma, secondo me bisogna essere moderatamente soddisfatti per quello che si è fatto, perché questo poi in qualche modo alimenta anche la possibilità futura di evolvere in uno con le attese dei radioascoltatori, perché come noi diciamo agli altri radioascoltatori che noi ascoltiamo anche i nostri ascoltatori, cioè spesso e volentieri insieme a Paolo, insieme a Maria Teresa, insieme a Massimiliano, insomma cerchiamo di tirare un po' le fila per capire cosa pensano i nostri ascoltatori, guardando anche un po' i numeri, guardando anche da dove vengono, guardando anche da dove non vengono soprattutto, no? Questo insomma ci stimola anche a ricercare nuove sfumature nel palinsesto, spingere su alcuni campi, magari non essere troppo inflattivi su altri, e questo ovviamente ci porta a essere moderatamente, per quanto mi riguarda, ma insomma, credo di condividere anche certo. un po' con te queste cose, perché ne parliamo sempre. Io sono moderatamente soddisfatto, perché essere molto soddisfatto è una condizione che mi riservo per il poi. Certo, e assolutamente dobbiamo sempre preservarla per il poi. Una cosa che invece io ho notato, io non ero abituato a parlare in pubblico, io ho sempre cantato, quindi io il rapporto con il pubblico ce l'ho sempre avuto in un altro modo, no? Parlare, esprimere anche i propri pensieri, anche le proprie opinioni, in radio diventa complicato, perché sembra sempre, almeno di dire cose scontate soprattutto, e di non essere magari, quando abbiamo affrontato argomenti anche pesanti, no? Ti ricordi, abbiamo fatto anche la giornata della memoria, quindi abbiamo trattato argomenti non leggeri, tante volte potresti anche essere banale, potresti anche non cogliere, e questo è quello che ogni volta che apro questo microfono io mi trovo, no, ad affrontare. Infatti io non mi riascolto mai, raramente mi riascolto. Io mi riascolto, ti devo dire che quando sono solo in macchina è una cosa che mi fa particolarmente piacere, perché è una sorta di mia curiosità picchiarmi, nel senso, no, c'è una forma, diciamo, masochistico evolutiva che tende, diciamo, a farmi vedere le cose che non vanno bene, certo. per poi provare, ho detto, insomma, a migliorare. Quindi a me piace molto questa forma, che poi magari, insomma, no, qualcuno, insomma, può considerarla una forma un po' edonistica di vedere le cose, certo. un po' narcisistica, ma poi, insomma, a me mi imbarazza il giusto, devo, no, certo, essere sincero. E sono molto contento di questo rapporto, per esempio, perché sono, sai, per il mestiere che ho fatto, ho avuto sempre possibilità di parlare con insomma, con molta gente, diciamo, fare riflessioni di vario tipo, però in più di un'occasione, forse nella maggior parte delle occasioni che ho vissuto, erano, diciamo, situazioni stereotipate. La bellezza di questa situazione, anche, e lo dico, insomma, tanto non ci sente nessuno, con la tua complicità, certo, è quello, magari, diciamo, di ragionare sulle derive, no? Cioè, magari si affronta un argomento, poi la sensibilità di almeno due persone che ruotano intorno a quell'argomento fa sì che ci possano essere delle derive, ma che poi sono ampiamente, saggiamente ricomposte, proprio per questa grande complicità, diciamo, no, che abbiamo avvertito tra noi. Quindi, certo, secondo me, certo, il valore sta proprio in questo, no? Sì, questa, assolutamente, sì, che ci aiuta, no? Sì, e sicuramente, come quello che dicevi tu, tanto perché siamo discorso del parlare alla radio, poi passiamo alla lettura, in modo che anche i nostri radioascoltatori
possano affrontare l'argomento anche dopo aver sentito il radioracconto. La cosa bella, invece, ne parlavo prima insieme a Maria Teresa, ma te l'ho detto a te anche tante volte, e come l'hai accennato te, è il rapporto anche non personale, perché non è personale, ma è un rapporto che si viene a creare con i radioascoltatori che ti scrivono. Io, insieme a Massimiliano, intrattengo delle conversazioni in chat, mail, con degli ascoltatori che, devo dire, sono molto attenti, al contrario di quello che uno possa, no, pensare. Sono molto attenti e chiedono delle cose in maniera precisa e puntuale. Mi è capitato anche ultimamente che, finita una trasmissione, era serata tardi, ho ricevuto una telefonata sul cellulare, per parlare della trasmissione appena terminata. Cioè, quindi ti senti un po' in mezzo a una piazza, no? Dove tutti ti guardano, però almeno per il momento, con la voglia di crescere insieme a noi. Questa è una cosa che un'esperienza che il parlare in radio fa sicuramente. Diciamo che il giovedì ci sentiamo in mezzo al foro, no? Perché quando parliamo di territorio e società, no, non posso dire agorà, perché ancora non abbiamo fatto trasmissioni che parlano della Grecia, no? Però il foro sì, perché abbiamo parlato di Carsole, abbiamo parlato di Nardi, di Ameria, Ameria, no? Quindi, insomma, dai, quindi credo che Sì, sia una bella cosa. D'altra sicuramente sì. parte, diciamoci chiaramente, prima stavo parlando di derive, no? Però noi adesso non stiamo derivando, perché stiamo parlando di parlare alla radio. Già. Quindi abbiamo, in qualche modo, stiamo introducendo, no, L'argomento, sì, perché il l'argomento. radioracconto, infatti l'ho fatto anche, diciamo, scientemente. Senti come gira bene Porca scientemente. una cosa Cioè, esagerata. io però direi una cosa: sentiamo anche l'opinione di Mary, che sta sempre zitta, capito? Scapoccia quando dico stupidaggini io, capito? Però sta zitta e tace. Sentiamo che ne pensa Mary. No, io penso che è una grande responsabilità. Io almeno la sento una grande responsabilità parlare in radio, perché sembra che non ti ascolti nessuno, ma ecco, come diceva Paolo prima, invece ci sono molte persone che ascoltano. E quindi anche quando preparo le varie trasmissioni puntate sulla musica, anche la scelta, pensare all'ascolto, che cosa può piacere di più, che tipo di musica, con che strumenti, cioè non è semplice anche la scelta. E il ritorno ti fa capire poi la preferenza del pubblico. Però dico anche, essendo insegnante, che il pubblico va educato, non si possono ascoltare sempre i soliti compositori, siccome ce ne stanno tanti altri, è importante avere una visione a 360 gradi. Poi può piacere di più un repertorio, può piacere di più un compositore, quello che vuoi, però è importante avere una visione a 360 gradi. Quindi accontentare tutta la fascia di pubblico che abbiamo. E Umberto, coglierei l'occasione, se tu sei Anche d'accordo. Umberto dovrebbe ascoltare di più le trasmissioni del lunedì, del mercoledì dove c'è solo il pianoforte, e invece il lunedì e il giovedì c'è una scelta veramente particolare. Guarda, che studio molto, eh? Guarda che Sono io puntate molto sono. studiate. Guarda che io sono come l'alfieri, io ho Mirella, mia moglie, che mi lega, diciamo, davanti al computer il mercoledì, e ha il compito di sciogliermi non appena è finito il concerto. Quindi non capisco Benissimo, se poi non ti perché. vuoi tuffare nella Meria Radio della notte, dove lì insomma tuffare proprio. Quindi hai musica veramente che ti avvolge. Io non mi ci tuffo, perché a me la radio notturna per me è un brodo primordiale all'interno del quale sto, e quindi non c'è bisogno che mi ci tuffi, no, Non capito? ti Perché. tuffare, non ti tuffare nei notturni, ma ecco, fatti legare il lunedì, mercoledì e giovedì da Mirella e Già ascolta fatto. queste Ma voci anche il da venerdì, perché sirene. non Ah, è vuoi vero, che anche il abbiamo. venerdì e la domenica mattina a pranzo, a mezzogiorno.
Mezzogiorno. Sono tutte le trasmissioni che fa lei. Non so se hai capito. Vuoi che ti faccia vedere le stimmate che ho sulla pancia per il tiraggio della corda? No, no, dillo perché poi no. Quindi, per fortuna che Sentirò ecco, Mirella in sai, questo, tu sentirò sentirai Mirella, ma guarda, è così. E poi guarda, ritornando al discorso di prima che dicevi, no, sull'educazione, eccetera, cioè io direi. Se sei d'accordo, vorrei diciamo, darti il là. Senti, perché questo si fa solo sul notturno. Si fa, ti vorrei dare il là con una massima. Dica, La maestro. massima è: ad ogni potere corrisponde una grande responsabilità. L'uomo ragno, il primo film, quindi non è che insomma. Sì, ma Fra poco famo pappa, insomma. Io già lo vedo che siamo pronti sì, ma pappa, insomma. questa Non cosa mi tradisci. non è sicuramente l'ascolto della musica che ti fa dire queste cose. Evidentemente ne ascolti poca. Io, guarda, tu non prendi quando ne ascolto. Io mi finisco, diciamo, le ore, gira, cioè mi vedo il torcicollo perché giro l'orologio. È una cosa impressionante, è una cosa impressionante. Tu guarda, vedrai, poi un giorno ne parleremo, insomma, anche Roma, oltre che Remo. Però guarda, tranquilla Comunque, beh, l'articolazione, eh? siete stati bravi tutti e due. Stavo per fare un annuncio interessante sulla radio che si espandeva. Invece avete cominciato dal Romolo e Remo. Maestro su, ecco qua. Perché volevo dire che la nostra radio da giovedì avrà una nuova trasmissione per 4 settimane dedicata ai bambini, Vero, molto carina. dove ci sarà la lettura alle ore 18 delle favole ai bambini, in collaborazione con l'associazione L'associazione Latte e Miele di Latte Amelia. E quindi vedi che siamo attenti al territorio. O si è mummificato o si è bloccato. C'è avuto un attacco. Bene, mentre ripristiniamo il collegamento con Umberto, io gioco un attimo e poi sentiremo il radioracconto. Tango mia signora, tutta la Sì, vita, senti? un folle tango che ci Sì, invita successo. e par Stavo a cantar vedere, sei sicuro? un'illusione amar di sogni vivono i tuoi. Non è con tango mia signora che chiedo a voi. La radio, all'inizio del suo percorso, non poteva contare su speakers provetti. L'unica esperienza simile già esistente era l'araldo telefonico. La prima annunciatrice, Maria Luisa Boncompagni, ce la mise tutta dando al suo operato una piacevole e proficua impronta personale. In alcune riviste già si riteneva che non basta il dolce timbro della voce, ma ci vuole presenza di spirito, senso comune, intuizione rapida e sicura, umanità profonda, regalità. Gaston Doumergue, ex presidente della Repubblica Francese, sosteneva che dopo aver tenuto le prime conferenze con molta freddezza, aveva migliorato il sistema diventando più convincente, con una commozione più percettibile,
In questo modo, pur parlando da solo al microfono, aveva la sensazione di vedere tutti i suoi potenziali destinatari. L'assenza di pubblico è proprio la remora che orienta, se non condiziona, l'operato dello speaker. Nel bene e nel male, la presenza di interlocutori, come per esempio a teatro, mette nella condizione di comprendere il grado di recepimento e magari di ritarare il taglio comunicativo. Poi qualcuno ha ben pensato di elementarizzare il tipo di linguaggio affinché fosse compreso da tutti. Paul Rebaud, scrittore, critico letterario e altro, riteneva che si dovesse pensare ad uno stile speciale per la radio, prossimo al meccanico, figlio diretto dell'epoca del fonografo e della radio. Niente periodi lunghi, né frasi accidentali, ma frasi corte, semplici e magari tante ripetizioni. Secondo lui, bisognava tenere conto di avere a che fare con un pubblico infinito, mediocremente colto, pieno di buona volontà. Adesso bisognava rivolgersi non come degli iniziati, ma come a dei bambini, a brave persone, docili, pazienti ed ignoranti. Non sarà mica che qualche rappresentante delle nostre istituzioni abbia preso alla lettera gli insegnamenti del Rebaud per applicarli ai nostri giorni? Quanta bella musica che metto questa sera, veramente, guardate, è una cosa eccezionale. Allora, spunti del radio racconto. Il primo che mi viene in mente è quello che si sente dire oggi in molti corsi che facciamo per altri motivi, in sostanza, dove l'impostazione, il tono, la comunicazione, no, in questo caso verbale, perché il radio, cioè il microfono, con determinate inflessioni, perché qui parla addirittura, no, di una certa commozione, quindi lo studio anche della fonetica in radio è importantissimo per farsi ascoltare, Umberto, mi sbaglio? Ma che ti è successo, Paolo? Cioè... che hai fatto? Hai sentito? Secondo me hai visto il notturno due volte, secondo me, perché hai sentito il notturno due volte e hai iniziato, sei appena, boh, ti è cascato per te e poi hai ripreso un'altra volta, e vabbè, è possibile. No, 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 quello che dici te non è giusto, non l'ho capito, però è giusto. E... che è successo? Che è successo? Ho sentito un mugugno. No, Domenico, Domenico Mugugno. Ma che è successo? No, guarda Maria Teresa, poi dopo ti farò un regalo. Tu, perché poi a me così, no, pensi che io sia un insensibile, diciamo, però poi ti farò un regalo verbale, perché chiaramente, insomma, qui costano poco così, eh. Però insomma ti farò un regalo. ne parliamo. Allora, parliamo della radio adesso, parliamo della radio. Questa cosa veramente di quello che dici te, ovviamente, diciamo, non serve solo, no, a mio avviso, ovviamente, eh. Quello che raccontavi puntualmente, proprio perché, insomma, lo stai vivendo, no? Anche per il ruolo, per il mestiere, sì, che fai, serve in radio, ma serve ovviamente anche a livello
comunicativo, insomma, no? Certo. E esce fuori, diciamo, il media che è integro in questa situazione, perché chiaramente, insomma, quando hai a che fare con un'altra persona già ti devi porre un problema di comunicazione, no? Perché c'è sempre, diciamo, quel famoso elemento di dispersione che dipende da te che ti esprimi, dipende dall'aria che trasporta, dipende dall'interlocutore che ascolta, insomma, quando è arrivata, diciamo, nella testa dell'altra persona, ci siamo persi una buonissima percentuale, diciamo, delle nostre riflessioni. Quindi dobbiamo essere diretti, immediati, efficaci, capaci, tutto quello che finisce per aci, e non è una cosa semplicissima, no? Tanto più ovviamente in radio, quando manca l'elemento visivo, manca l'aspetto endemico, manca il contatto tra persone. Però sono tutti aspetti che, a mio avviso, si possono vincere, e tutto sommato si deve sempre fare riferimento alla logica di quello che è lo strumento, il mezzo, rispetto a quello che è il fine, no? Perché sì, il fine è il messaggio che vuoi far passare. Il messaggio è la tonicità, la modalità, diciamo, espressiva attraverso il quale ovviamente questo messaggio deve passare. Questa cosa se l'erano posti già negli anni 30, come hai, no? Insomma, Maria Teresa puntualmente, diciamo, con lo spazio, il poco spazio che il notturno gli dà, insomma, ci sta accompagnando. E... Io non mi preoccupo dei notturni, io mi preoccupo della musica di Ameria Radio. Capito. Vede che, maestro, non mi segue lei, non è attento. Ma io cerco di raggiungerla, a volte anche di anticiparla, però è difficilissimo, perché no, prendo delle scorciatoie, ma è difficilissimo, non ce la fa, non ce la fa. D'altra parte ho la consapevolezza, diciamo, del mio ruolo di maschietto, che massimo posso seguire le donne, non le posso mai né raggiungere né tanto meno anticipare. Un maschietto sfigato, scusa, eh? È un maschietto sfigato, allora com'è? Un maschietto sfigato, che devo fare? D'altra parte, ormai a 62 anni, se non hai capito come funziona, è difficile poter, anche se lo capissi poi ovviamente. È chiaro. Non vorrei ricordarti la differenza tra mezzo e fine, insomma. Perché anche in alcuni casi ovviamente ha il suo significato. Ah, certo. Allora, tornando a noi, diciamo che negli anni 30 c'era questo tipo di problema. Non ci scordiamo che c'è stato tanto pionierismo, diciamo, in radio, della serie, secondo il paradigma che ognuno non sa, cioè nessuno sapeva quello che si doveva fare, ognuno faceva come gli pareva, no? Perché poi vorrei sintetizzare in questa cosa. E la prima annunciatrice, Maria Luisa Boncompagni, da questo punto di vista è stata eccezionale, no? Come è stato raccontato, diciamo, in quello che ha detto Maria Teresa, lei aveva già un'esperienza nell'araldo telefonico, quindi nel giornale e nell'annuncio telefonato qualche anno prima dell'avvio della radio, e di questo ne aveva fatto assolutamente tesoro. Però aveva questo pionierismo, questa capacità che è un po' proprio delle donne, no? Di poter di intuire, di capire, diciamo, il momento, perché insomma non è semplicissimo e non è facile e non è tutto lì leggere una cosa, ma è come leggerla, come esprimerla. E devo dire che insomma... In una occasione, e questo, diciamo, volevo proprio fare questa riflessione insieme a Maria Teresa, c'è un bellissimo articolo, Maria Teresa, questa volta sono serio, sono serissimo, un bellissimo articolo, diciamo, sulla rivista, che è la Radio, del 32, l'ho beccato proprio questa sera perché stavo un po' sfrugugliando, e titolava «Quali devono essere le qualità di un'ottima annunciatrice, le identiche qualità di una donna di valore. A. Non crediate che basti avere un dolce timbro di voce al microfono per essere ottima annunciatrice». Questo, diciamo, un po'
l'avvio e l'esordio. Dunque non basta il dolce timbro della voce, ma ci vuole presenza di spirito, senso comune, intuizione rapida e sicura, umanità profonda, regalità. Guardate, dire queste cose delle donne nel 32 è un discorso molto pionieristico, non è una cosa così semplice, eh? E io credo che si debba anche ringraziare la radio per poter anche aver consentito a qualche insomma illustre di tirare fuori una considerazione del genere, che non erano di uso comune. E secondo me, insomma, non è banale. È vero. Questo bisogna, no? Ho detto che avrei detto anche delle cose serie stasera. Ma tu dici sempre serie. Tranne che quando parlo dei notturni, ovviamente. Ci sta Massimiliano che gli stanno a fischiare le orecchie, perché li fa lui. No. Dico solo le ultime due cose, che così è una, un po' chiude un po', diciamo, sull'apertura che è stata data alle donne, diciamo, nei confronti della radio, e dice che è anche dono di improvvisazione per il momento in cui venga a ritardare l'artista o il conferenziere. Direte, si attacca un disco? No. L'ottima annunciatrice sa quel che ci vuole, secondo la stagione, il giorno e l'ora. Grande arte che solo la donna istintivamente possiede. E possederla al microfono vuol dire magnificarsi, magnificandola per quanto è ampio il mondo e numerosa la moltitudine ascoltante. In questo senso, la voce del microfono non può essere che voce di donna, e l'annunciatrice è la prima donna del microfono. Questo è per te, Maria Teresa, mi permetto di... Che regalo immenso, veramente. Senti, ma per me non c'è niente? Topolino! No, scusa, è una cosa per volta. No, stiamo parlando di cose molto, molto, molto belle, però a me piace moltissimo questa vicinanza, questa occasione che è stata data di riconoscimento delle donne, perché... non è una cosa facile, soprattutto in un periodo complesso come quello degli inizi anni 30. Già, assolutamente sì. Così, andando avanti anche, no, a sbirciare dentro il radio racconto, no? E si sono, no, mossi parecchi, diciamo, letterati, sì, scrittori, a cercare di individuare, no, qual era il modo migliore per arrivare al pubblico radiofonico, quindi per creare quello che poi è la pubblicità che diciamo noi tra il mezzo e l'ascoltatore. Sì, c'è una cosa, uno che a me non piace moltissimo, è quello che ha detto Paul Rebus, no? Che insomma, devo dire che dopo ho fatto a suo tempo, quando feci ho buttato giù questo articolo, ho fatto delle ricerche, e devo dire che questo Paul Rebus era, insomma, un bel cretino. Io chiedo scusa, ma insomma, a volte devo dire come insomma, non bisogna essere sempre opachi, diciamo, nelle riflessioni, insomma, no? Quindi tanto non abbiamo, diciamo, il capo redattore che ci caccia via. No, certo. Questo Paul Rebus, indubbiamente, era molto tranchant nelle riflessioni, no? Cioè, no, non puoi pensare, è chiaro che bisogna sempre contestualizzare il discorso, stiamo, diciamo, io addirittura siamo a metà degli anni 30, queste riflessioni che ho, insomma, in qualche modo tratto, sono, diciamo, nel Radio Corriere numero 45 del 1930, 45, quindi siamo intorno a settembre-ottobre. Insomma, per fartela breve, Paolo, no? Cioè, non possiamo pensare, anche se, insomma, siamo nel 30, che il pubblico è completamente decerebrato, no? E che bisogna elementarizzare le cose, eccetera, eccetera. Mi ripeto, stiamo parlando degli anni 30, però insomma è anche vero che bisogna avere anche un certo rispetto dei propri interlocutori, no? Non si conosce, c'è una qualità anche scolastica, percettiva,
sicuramente molto 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 più bassa di oggi, però insomma un conto pensarlo e in qualche modo impostare una adeguata modalità di comunicazione, è un altro conto, diciamo, buttare là una riflessione così, così secche, sì, così aride, che insomma onestamente danno fastidio solo ad ascoltarle, no? Sì, infatti, assolutamente sì, infatti ti ho stuzzicato proprio in questo perché sapevo che beh, vabbè, insomma, non mi sembra neanche di aver di averlo mal, forse è malcelato, no. Se si è nascosto è malcelato, diciamo, il mio punto di vista, no, certo. perché poi va bene riportarlo, diciamo, ai giorni di oggi, probabilmente nel momento in cui l'ho scritto c'era qualche saggio uomo politico che magari mi aveva richiamato questa, no, questa riflessione. Ah, certo, assolutamente, insomma, sì, capita. Sì, assolutamente, sono come si può vedere, diciamo, è sempre assolutamente anonima, molto molto vaga, però spesso e volentieri, essendo umani, siamo sempre stimolati da queste riflessioni, no? Assolutamente, a volte sì. Nascono e a volte vengono orientate, insomma, ecco. Bene, allora, direi che abbiamo sviscerato, senti, oggi tu ti sei, ti sei abbassato. Sempre lo dice. Io me ne vado, insomma, ma fatela voi, no? Me ne vado. Pare facile, ecco, fatti questi due, diresti te, ho capito. Allora, un po', Federica, ma difendimi, no? Ma com'è questa storia? Lo so, ma sai, nessuno è profeta in patria, insomma. Certo. Nemo, profeta in patria, lo so. Sì, lo sì. So. Nemo. Vai con Nemo, avanti, Nautilus, no. Da, su, vai, no. Rimonto. Nemo Kid. E l'altra era troppo scontata. È troppo scontata, questa è un po' più, certo. Sì, sì. Allora, dopo aver approfondito becca Maria Dre, a sufficienza bello, l'argomento e avendo anche soddisfatto il sopraffine palato dei nostri ascoltatori, senti? A proposito del palato, io la userei il femminile, ma sulla schiena. Sa, se lo sapevo io, aspetta. Io guarda che non lo so. Di piatto, come proprio, sai quelle botte di piatto che ruccia? Le botte di piatto sicuramente. Ecco, un anno fa quasi è successo il patatrac, però pazienza. Colpa mia, detto ciò, allora poi ne parleremo. Bene, allora io nel ringraziare i nostri ascoltatori, sempre pazienti a sentire le nostre, diciamo, chiacchiere, sperando di averli anche, no, fatti un po' sorridere e rilassare, come facciamo sempre noi in queste trasmissioni, che non vedo l'ora che arrivino, perché almeno uno si rilassa sul serio, ci divertiamo anche noi sinceramente. Allora, io intanto saluterei Maria Teresa. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Diciamo, io darei, come di consueto, sentito? Consueto, questa S così, la chiusura a Umberto per, diciamo così, dare la buonanotte ai nostri ascoltatori prima dei notturni che vanno. Che io saluto caramente. Ecco. Insieme a me, ovviamente. Certo, infatti noi andiamo a sentire i notturni tutti quanti che il nostro Massimiliano ci proporrà fra circa 40 minuti. Prego Umberto. Bene, allora, buonasera Paolo, buonasera Maria Teresa e un auspicio che, diciamo, nel nostro percorso della radio parlata io possa riuscire a dire come Maria Teresa: buonasera a tutti gli ascoltatori. Signor Balconi, facciamo un urrà per le invenzioni che al mondo le dà, per i mille suoni che escono di là, per questa gran novità. Con una cuffia Meria Radio ha presentato Radio Racconti Brevi, rubrica settimanale con Umberto Luni e Paolo Pellegrini. Questa sua invenzione. Viva Radio Arcalena, che entra in funzione.
colazione dopo cena. Il babbo che si sente elettrotecnico.